Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Eccoci qua, ragazzi. È uscito finalmente il primo video di gameplay di Formula 1 2024. Lo trovate sul canale ufficiale di eSport. Andiamo a vedere un po' com'è sto gioco. Tutti dicono che è una rivoluzione, bellissimo, cambiatissimo, eccezionale. Io me lo sono messo anche col computer principale sul monitor grande, proprio per vedere un po' com'è. Quindi andiamo a vedere un po' se questo titolo effettivamente cambia qualcosa. Adesso io mi guardo il gameplay con voi in religioso silenzio, salvo alcuni appunti che vi dirò, e poi a fine video vi dico la mia, se mi è piaciuto, se non mi è piaciuto. Dai, partiamo. First look gameplay. Allora qua vediamo Spa-Francorchamps là, che cacchio è, la McLaren sul bagnato. Andiamo a vedere. Parte la McLaren. Ragazzi, cioè, io faccio fatica a trovare differenze con i vecchi giochi, vi dico la verità. Qua, come al solito, ci stanno facendo vedere una versione PC, perché dai riflessi, dalla qualità della schermata principale, si vede che sono dei riflessi fatti bene, quindi questa è una versione PC anche buono. Ragazzi, io farei vedere la versione PS4 e Xbox One, perché non è questa. Chiaro che se c'è il PC buono, giochi sta roba qua. Quanta gente c'è il PC buono che giocherà a Formula 1? Pochissimi. Ecco qua. Belle le strutture, sicuramente hanno migliorato la grafica all'esterno della pista, vediamo più strutture e più realismo, ma ripeto, questa è una versione di un PC che contro cavoli. Io quando ho provato la versione PC di Formula 1 23 rispetto a quella PS5, ho potuto impostare più frame, ho potuto impostare il ray tracing, i riflessi, si vedeva la differenza anche e soprattutto sui riflessi delle auto. Ecco qua, ripresa da fuori della Sauber. Cammel, raga, a parte la dashboard ridisegnata, boh, io faccio fatica a vedere grandi novità. Ripeto, queste strutture fuori di ferro, queste impalcature, ma anche il sound mi sembra il medesimo di sempre. Ma il sound è sempre stato buono, non è quel il problema. Boh, raga, non so che dire. Ma me l'aspettavo, non è che non so che dire, me l'aspettavo. Sembra molto, molto simile all'anno scorso, cioè. Non lo so. Non vedo queste grandi evoluzioni esteticamente parlando, ma era normale che era così. Non si può evolvere un gioco del genere fin quando deve uscire su console di 11 anni fa. Come si fa ad evolvere? Questa è una grafica che su PS4 la vedrete 100 volte più frastagliata, 100 volte più appannata e molto meno fluida. Ahimè. Boh. L'unica differenza è che l'ERS lo puoi impostare in varie modalità, ma capirai. Si è tornati indietro, è una cosa che già c'era prima. Monte Carlo, bagnato. Boh, non lo so, ragazzi, io faccio fatica a trovare differenze con gli ultimi Formula 1. Francamente mi sembra tutto molto simile, tutto già visto, boh, non lo so. Io quando vi dico queste cose spero sempre di sbagliarmi, eh. Però da quello che vedo è uguale, cioè cambia pochissimo rispetto a Formula 23. Questa è una grafica da PC buono. Quindi quando la gente mi scriverà sotto, no, però graficamente è bello. Sì, ma tu dopo devi vedere come gira su PS4. Dopo te lo dico io. Questa è una grafica da PC già di ottimo livello. Probabilmente il mio, questa grafica qua la fa girare e non la fa girare. Però col DLSS è possibile pure farlo girare col PC mio. Perché quello che è impressionante rispetto a una versione old gen sono i riflessi, i dettagli sulle carrozzerie. Quello cambia. Cambia pure parecchio. Vediamo qua, Monaco di giorno. Che macchina è questa? Macchina. Aspetta.
Ah, io faccio fatica a vedere grandi differenze rispetto ai vecchi giochi, boh, faccio fatica, non lo so. E poi ripeto, graficamente mi poteva anche andare bene. Problema anche a livello di giocabilità. Io ho i miei dubbi che ci siano queste grandi differenze. Cioè, ci saranno, ma perché hanno semplicemente cambiato i parametri. Non l'hanno evoluta la giocabilità. È come se tu prendi un volante, lo regoli, metti più saturazione, più gradi di rotazione. Cioè, quello non l'hai modificato il volante. È solo cambiato alcuni parametri, non è migliorato. Non è un'evoluzione. Io qua, giocando a Formula 23, non vedo differenze grafiche. Cioè, lo vedo sempre uguale. Silverstone, nuvoloso, vediamo. Pure vedete l'inquadratura, c'è sempre la stessa cosa, ragazzi. Cioè, cosa cambia rispetto all'anno scorso? Non lo so, ditemi voi. Qualche struttura al di fuori della pista. Non è un gioco che vale 100 euro, ragazzi, parliamoci chiaramente. Anche quest'anno si sono limitati a liftare alcune cose. Cambieranno i parametri della giocabilità come hanno fatto anche in MotoGP ogni anno. Non per questo significa che l'hanno migliorata la giocabilità e ti riproporranno il gioco così. Cioè, ma l'abbiamo capito l'antifono. Pure il comportamento dei botti, non vedo un gran comportamento, ragazzi. Mi sembra molto, molto macabro, molto prevedibile come sempre, ma ripeto, gira su PS4, quindi l'intelligenza artificiale di questo gioco è la base di PS4 e poi si sale. Graficamente si migliora un po'. Ecco qua, Williams, sempre a Silverstone di giorno. Ma ragazzi, quali sono le... Cioè, c'è lo stacco grafico rispetto all'anno scorso? No, rispetto al 2022? No, sempre quella. Non so, non so che dire. Se riprendo Formula 1 2020 e ve lo metto davanti con le stesse inquadrature, il gioco uguale. Non è cambiato quasi nulla. Qualche riflesso in più, qualche struttura in più. Ripeto, al di fuori della pista, stiamo là. Pure il sound, cioè, preso pari pari dall'anno scorso. Un po' più secco la reazione dei cordoli. Qatar, pista proprio di merda. Nuvoloso pure qua. Cioè, non so buttare ruote di notte, guarda là. Cioè, non hanno per niente un aspetto realistico, ma come era gli anni scorsi. Quando sono brutte e inanimate le ruote, guardate là. Raga, sempre la solita storia, ti piazzano qua i gameplay di una versione PC buona che non c'hanno in tanti, cioè molti giocano su console e soprattutto su old gen. Già quello che state vedendo non lo vedrete su console old gen, sarà molto diverso, molto più sporca come immagine, molto meno fluida, molto più appannata, molto meno dettagliata, quindi questo è già un gameplay che si può godere chi ha il PC. Già la console next gen, parecchi giochi di luce che vedete non li avrà praticamente, con la Ferrari. Qua stanno giocando palesemente col volante, si vede dai movimenti del volante in game, che qualcuno lo sta manovrando col volante, perché sennò col pad si vedrebbe molto a scatti. Anche se tutti hanno detto che la giocabilità è stata migliorata molto più sul pad che sul volante, ma dato che questo è un gioco che tantissimi giocano col pad, quindi... Anzi, forse la maggior parte. Non lo so, ragazzi, non lo so. Io vedo una grafica come sempre, cioè non vedo le grandi novità, è solo un aggiornamento delle vetture, cioè non vedo grandi passi avanti come c'era stato al 2018-19,
dove la notte la resero molto più realistica. Cioè là ci furono evoluzioni impressionanti. Io qua vedo che ogni anno è uguale il gioco. Però ripeto, la grafica può anche interessarci poco, eh. Se poi la giocabilità si risultasse veramente evoluta, ma ho i miei dubbi, perché questi non faranno nulla per evolvere veramente la giocabilità. Andiamo qua. Ecco la Ferrari a Shanghai, Cina, dove si è appena corso. Ci vedo pure qua, ragazzi. Ce l'ho provata su Formula 1 23 la Cina. Cioè, faccio fatica a vedere grandi differenze nella grafica. Ecco, sto deteriorate le gomme. Ecco, questo mi è andato là lungo. Raga, non mi convince, mi spiace. Guardate per qua l'intelligenza artificiale, guarda qua. A me non mi convince per niente sto gioco. Secondo me è l'ennesimo riciclone di... Ma com'è, è normale che sia. Quando ci mette le mani EA in qualcosa non ti puoi aspettare nulla di diverso. Per me è l'ennesimo riciclone, vi dico aspettate a comprarlo. Fatelo provare prima a chi... A chi ce l'ha e io non lo compro, alla fin fine c'è il Game Pass. Boh, non lo so, però, non lo so. Raga, faccio fatica a vedere delle evoluzioni in questo gioco. Faccio fatica a vedere qualcosa che già non ho visto negli scorsi anni. Pure qua, guarda qua. Questo ha fatto sorpasso da un chilometro dietro. Il bot si sposta, giustamente, ti fa passare, cioè... Ma io sono certo che l'intelligenza artificiale fa cagare, perché... Ripeto, se è un gioco che esce su PlayStation 4 e Xbox One, vuol dire che l'intelligenza artificiale è quella. E basta. Pure se lo giochi su PC da 10.000 euro, cioè l'intelligenza artificiale di PS4, perché non possono mettere dentro un'intelligenza artificiale evoluta. Perché sarebbe, significherebbe dover fare due versioni, quindi sia chi ha la console next gen che chi ha le console, i PC potenti, giocherà questo, vedete. Poi ti rimette l'immagine qua del bagnato, che è un po' più spettacolare, c'è cioè un po' più di riflessi, ma... Ragazzi, è la solita roba di sempre. A me la grafica non mi ha stupito per niente, ripeto, e qua stiamo vedendo una versione PC. Boh. Io non do giudizi definitivi, le daremo adesso fra un mese quando uscirà il gioco, perché ormai è addirittura d'arrivo. La beta, come al solito, a noi non ce l'hanno mandata, perché... Ecco, stesse scene di intermezzo a fine gara, pari pari, presa l'anno scorso. Allora ragazzi, l'impressione mia, che è quella che già vi ho detto in altri video, è che è stato fatto il solito compitino. Pochissime modifiche, gioco preso e buttato là. Effettivamente sono certo che dopo due settimane che ci si gioca sembrerà già di avere lo stesso gioco di sempre in mano e ci girano le balle e molti come me lo lasceranno. Perché c'ha molto poco senso giocarci. Io magari ora c'ho un canale in più che è Super Chorus Remake. Vi invito a iscrivervi perché probabilmente là porteremo avanti le carriere. Ma vi dico che sono molto perplesso. Secondo me tutte queste evoluzioni che il gioco hanno citato non ce l'ha, perché essendo che esce ancora sulle vecchie console non può avere queste evoluzioni. Sono perplesso, ragazzi. Io vedo una grafica simile a sempre. Questa è bella da vedere perché è una grafica PC. Poi voglio vedere però come gira sulle console.
E in più, sempre stesse cose. Manca le scene intermezzo. Alex che ti parla del box. Non lo so. Continua a essere molto perplesso. Ci leveremo ogni dubbio fra un mese e vediamo un po' che succede. Fatemi sapere che ne pensate. Ci vediamo nei prossimi video. Whoa!